Clima disteso alla Camera dopo il discorso di Berlusconi. Il capo del governo, nel chiedere la fiducia, ha utilizzato dei toni pacati che sembrano preludere ad un periodo di grande collaborazione tra maggioranza ed opposizione. Le reazioni dai banchi dell'opposizione sono state assolutamente positive e lo si evince ulteriormente dagli interventi di Fassino, Franceschini e Cesa. L'unico ad essere critico è stato Di Pietro dell'Italia dei Valori, ma ascoltiamo i rispettivi interventi. Noi non le daremo la fiducia che lei ha richiesto qui al termine del suo discorso, ma questo non significa che ci sia in noi alcuna ostilità pregiudiziale, né che ci arroccheremo in un'opposizione sorda e miope. Un'opposizione pronta a dialogare e anche a collaborare per la scrittura delle nuove regole istituzionali della convivenza democratica, ma anche un'opposizione, quando ci sarà bisogno, pronta a alzare la voce con fermezza e con determinazione. 15 anni di scontri tra maggioranza e opposizione, che ci sia un'apertura al dialogo tra le due parti del Parlamento, lo rivalutiamo estremamente positivo nell'interesse del Paese. La mano tesa da Berlusconi alle opposizioni è come la zampa che tende il lupo all'agnello. Un discorso papista e pseudobonista di chi vuole addormentare le coscienze e non vuole essere disturbato come manovratore, di chi chiede di lasciargli fare tutto ciò che vuole, ma solo ciò che vuole e ciò che gli piace.